while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Ecco il filtrante per Benzema, si libera la grande. Questo errore potrebbe... Benzema! C'è la palla lunga, in avanti. Tocco preciso. Lungo passaggio in avanti. Scatta verso il pallone. Se ne va. Grande intervento, vale come un gol. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Pallone lungo, in verticale. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Gerrard. Cruyff. Ottimo il fraseggio. Cruyff, buona opportunità. Qui cercherà il tiro. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Scatta verso il pallone. Alla peggio nello scontro di forza. Prova Benzema. Scatta verso il pallone. Cruyff. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Varane riprende il possesso. La mette sulla sinistra. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Allontana il pallone. C'è l'opportunità per il contropiede. E passa. Continua ad andare. Palla al piede. Pallone in aria. Un tocco infelice salva la situazione. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione. Agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Benzema sulla fascia in profondità. Va via di forza. Ottimo intervento! Cruyff. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre riuscirà a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo.
palla al centro, para con grande sicurezza. Cristiano Ronaldo, lancio lungo e alto, brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione, cartellino giallo per lui. Palla riconquistata immediatamente. Marcelo. Scodella in avanti. E corner. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Tenta di allontanare il pallone. È libero di creare pericolo. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Cristiano Ronaldo, ecco il filtrante per Benzema, prova il tiro, peccato un offside da guardalinea. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Ancora 0-0, potrebbe succedere di tutto. Scatta verso il pallone. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Toni Kroos. Cerca il passaggio profondo. Scatta verso il pallone. Vinicius Junior. Tocco morbido. Prova un pallone a scavalcare. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. A sinistra con il passaggio. Gerrard. Se ne va. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Vinicius Junior. Da lì può segnare. Ma già da profondità. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Occhio alla conclusione. Perfetta la parata. Ha fatto tutto alla perfezione. Il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Cerca lo spunto, si libera la grande, lui deve tirare e c'è il gol. Velocissimo ripartire, un contropiede portato in maniera perfetta. Può essere il gol l'arbitro dice che può bastare. E certo poteva andare in maniera diversa. Hanno pagato la loro sterilità offensiva. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Non possono essere soddisfatti di questo risultato. Non sono mai riusciti a rendersi pericolosi. Se diventa una tendenza a lungo andare, potrebbe influire sulla